siamo sotto l'Alto Adige, abbiamo una zona molto vocata, sono dei terreni di un'altitudine da 220 a 900 metri. Abbiamo dei terreni molto caldi per fare dei vini rossi ottimi e anche delle colline medie alte per fare dei vini bianchi, fruttati, mineralici, salati. La cantina è nata nel 1900 con 40 soci, adesso abbiamo 195 soci con 195 ettari di superficie, 33% di vini rossi e 67% di vini bianchi. Abbiamo visto che con la maturazione, con i problemi del caldo sul mondo, abbiamo l'idea di piantare di più dei vini rossi, di Merlot, di Cabernet, per avere la stilistica internazionale dei vini francesi. La nostra vendita è importante anche nella zona, 60% si vende qua in Alto Adige, il resto sui vini di bianchi in Italia e dopo anche l'estero, c'è tutto il mondo americano, californiano, polacca, giapponese, abbiamo tutto sul mondo un po' i nostri vini. Qua in basso Alto Adige abbiamo la temperatura media sicuramente 2-3 gradi più alto del tutto del territorio dell'Alto Adige. Il caldo aiuta sicuramente a maturare bene i vini rossi, di avere delle aromi fisiologici maturi. E così con quel caldo che abbiamo, già la fioritura e la maturazione, siamo avanti di 10-14 giorni al resto dell'Alto Adige. Così abbiamo dei terreni molto importanti di fare dei vini ottimi maturati dei rossi. L'Alto Adige è conosciuto sul mondo per vini bianchi. Abbiamo quelle colline, quelle spalle di temperature di giorno e notte che aiuta tanto a fare della bella frutta, della mineralità, di avere la acidità giusta. Ma anche sui terreni da 250-350 metri di altitudine sono abbastanza caldi, anche l'esposizione sud-ost, e lì abbiamo dei terreni argillosi che si può produrre dei vini rossi importanti. Fine del 1800 i problemi della vendita privato non era così facile, così hanno studiato di fare una cooperazione, si sono messi insieme 40 soci con 3.000 quintali di uva per vendere insieme quel vino, e così è nato tutta l'espressione delle cantine sociali dell'Alto Adige. Sono messi insieme, hanno venduto, dopo abbiamo avuto la fortuna di costruire una nuova cantina qua nel 1925, e così adesso siamo arrivati a quasi 200 soci. I vantaggi sono questi, che possiamo vendemmiare tanta roba, se sono dei problemi di maltempo con piogge così, che abbiamo la possibilità di vendemmiare 30-40% della produzione anche in 3-4 giorni, perché il zio, il padre, i figli, tutti lavorano insieme e aiutano a vendemmiare quel pezzo di vitigno, perché su un ettaro non è tutto un ettaro solo di vino bianco, normalmente sono 3-4 diverse tipologie, e così in un giorno loro finiscono tranquillamente a vendemmiare 2-3 mila metri di uva. Forse più vantaggioso si deve essere dietro a vedere tutte le aziende da coltivare bene, che la gente lavora preciso. Così il mio mano destra va in giro, aiuta i soci a fare le fiorature, a fare le tiraggi, tutta la lavorazione durante l'anno per avere la fiducia insieme di produrre dei ottimi vini. Adesso abbiamo cambiato gli ultimi 10 anni, perché da solo andavo in giro forse 2 volte a visitare quelli più importanti. Adesso è solo una persona che tutte le settimane, un giorno e mezzo, va fuori a visitare i soci, così fa un giro da 3-4 settimane a visitare tutti i soci, così se uno ha dei problemi può anche telefonare, così va direttamente a lui, altrimenti fa il suo giretto, si fa una volta e quello decide anche dopo sul pagamento finale. Se si ha un Sauvignon particolare su un'altitudine di 600 metri, è bello di avere forse 3-4 ettari insieme, così si guarda su questa, si ha una produzione, si ha questi 20-30 mila bottiglie. Così abbiamo piccoli pezzetti, così si deve vedere di farsi insieme, così facciamo un programma che tutti lavorano uguale, così abbiamo anche una produzione per fare il nostro qui, il Kofel, che fa una produzione di 80 quintali, e tutti questi 5 che abbiamo scelto per l'età giusta, i vitini giusti, l'esposizione giusta, così loro lavorano quasi uguale, così si fa questa partita del cru. Questo è forse il svantaggio. Dopo, un vantaggio anche se uno ha un clone diverso, l'altro forse anche i terreni argillosi, l'altro più calcare, si può fare anche un bel mix, si fa un blend di questi due terreni diversi, e a questa volta anche può essere che il vino a finale è più importante, più identificabile per la nostra realtà.
In Alto Adige si può produrre quasi tutte le tipologie internazionali. Abbiamo sui vini bianchi il Pinot Bianco, il Chardonnay, il Pinot Grigio, il Müller, il Sauvignon, il Gewürztraminer, Riesling, Moscato Giallo, siamo 8-9 tipologie. Anche sui rossi c'è la nostra schiava, vino autoctono, dopo c'è il Pinot Nero, c'è il Lagrain, c'è Merlot e Cabernet. Questi sono i nostri vini che abbiamo nella nostra lista. Insomma, io sono entrato nella cantina nel 1992 e lì il 70% era tutto piantato schiava, dopo era un po' di Lagrain, un po' di Traminer, ma piccole cose, dopo nelle colline un po' di Pinot Bianco e basta. Dopo il mercato si è aperto, le schiave hanno avuto dei problemi di vendita perché lì erano importanti i mercati dell'Austria, della Germania e della Svizzera. Lì abbiamo perso tantissimo, i prezzi sono calati. Così abbiamo piantato vini bianchi, abbiamo visto che il mercato italiano ha sviluppato i nostri vini che piacciono e così abbiamo scelto di piantare vini rossi importanti nelle zone più calde e anche nelle zone più fresche per avere quelle possibilità di avere quelle strutture, quelle freschezze e quelle mineralità. Negli ultimi anni si è visto che abbiamo fatto le nostre compiti e abbiamo sviluppato i nostri vini di punta e così andiamo avanti. Si deve anche dire che della schiava insomma sono stati quelli terreni più importanti, abbiamo scelto di togliere quelli più bassi e quelli più alti dove nascono altri vini importanti, abbiamo lasciato queste linee intermedie con un risultato ottimo come il nostro, dopo la nostra schiava Sontal di vecchi vitini da 40-50 anni di età. E anche la Lagrain abbiamo visto negli ultimi 20 anni che è un vino autoctono, insomma la schiava più la Lagrain, i vini autoctoni della nostra zona, che si è ben sviluppato per il mercato internazionale, che ha un bel colore, una bella corposità, un bel profumo e sono vini che non si produce sul resto del mondo e così anche quei vini hanno la sua possibilità di essere sul mercato. Alla fine se si apre una bottiglia dopo 5 anni si sa cosa impegno che ha fatto il nostro socio fuori, dopo anche la nostra staff in cantina e dopo si apre, si degusta un vino che abbiamo creato, abbiamo dato la nostra fiducia, il nostro cuore, il nostro stimolo di farlo e dopo avere qualcosa di ottimo in bicchiere mi dà una grande soddisfazione.